Direi, mister, decisione improvvisa. Decisione presa col mio staff, presa anche con la società, per dare in un momento del campionato delicato, siccome ci sono ragazzi nuovi che sono arrivati, qualcuno dovrebbe arrivare anche oggi, e quindi abbiamo bisogno di lavorare con la massima concentrazione, ma non è che perché abbiamo delle pressioni. Voi sapete benissimo che io ho sempre fatto fare allenamenti a porte aperte, non ho mai avuto problemi e non ce l'ho neanche questa volta. È solamente perché proprio ho chiesto io alla società di stare un po' tutti insieme in un momento dove i risultati non vengono e dove la classifica comincia a essere preoccupante, anche se è la stessa classifica che abbiamo prima di questa giornata, perché tutte le squadre che stavano avanti a noi e dietro a noi, nessuno ha raccolto il punto, tranne mi sembra Ascoli e Cesena. Quindi è passata una giornata, siamo sempre in zona di retrocessione, è passata una giornata, abbiamo incontrato l'Empoli, la partita è inutile che ne parliamo, l'abbiamo vista tutti quanti, è rivista, la squadra è viva, la squadra non vuole mollare, l'allenatore non vuole mollare, e quindi ho chiesto alla società questo sforzo, questa mia necessità di stare più a contatto con i ragazzi giorno e pomeriggio e notte, anche se c'è l'occorrenza per parlare con giocatori, perché ripeto, ci sono 3-4 unità nuove, quindi dobbiamo un attimo fare subito gruppo. La squadra come ha preso Beh, l'andamento del campionato? la squadra quando vanno in ritiro, i giocatori sono tutti, a nessuno piace, perché si lasciano le famiglie, si lasciano i figli, si lasciano le abitudini, quindi. Però per me viene prima la Ternana, e quindi i sacrifici vanno fatti. Per me è un dovere che io mi sento di chiedere ai miei giocatori, perché dobbiamo tutti essere responsabili, io per primo, di questa situazione, che non è possibile che la Ternana ancora oggi sta in questa situazione. Una domanda stupida, mister. Se avessimo pareggiato Empoli, ci sarebbe stato il tiro? Cioè, Beh, quando... io penso di sì ugualmente, ma ti ripeto, non è che noi a Empoli abbiamo perso con una squadra che era ultima in classifica, abbiamo perso con una squadra che oggi è seconda in Pardon. che è seconda in classifica, e avete visto tutti come abbiamo perso. Quindi è inutile che stiamo riparlando sempre delle solite prestazioni, non arrivano i punti, quindi ci dobbiamo assumere delle responsabilità. Io sono il primo, perché sono io che li mando in campo e sono io che li alleno. Quindi voglio far capire questo ai miei ragazzi, che è un'altra testimonianza che poi la società ha accettato questa mia richiesta, ma non è una cosa contro nessuno, è solamente un mio volere di stare più uniti, di compattarci, perché anche quando abbiamo fatto il ritiro giù al paese, Castiglione a Fiorentino. Castiglione Fiorentino, è stato un grande passo avanti, perché ci siamo conosciuti anche con quei ragazzi che erano arrivati da poco, per cercare anche di capire le loro abitudini, il loro pensiero. Senta, mister, prima parlava, se ho capito bene, ci saranno due o tre volti nuovi, uno dei reposti, gli altri devono No, arrivare. gli altri stiamo chiudendo con un centrocampista, e poi vediamo. Poi vediamo, noi siamo sempre aperti con il mercato, perché, ma non è una bocciatura la vecchia, dice stiamo mandando via. Noi abbiamo mandato via quei giocatori che hanno giocato poco e quei giocatori che pensiamo che da qui a fine campionato avrebbero trovato poco spazio. E quindi queste mie decisioni, fatte con il mio direttore sportivo e in collaborazione con la società, abbiamo deciso di potenziare questa squadra in quei reparti dove abbiamo un po' di bisogno di esperienza, perché io voglio tramontare quei 12 pareggi, non dico in 12 vittorie, ma la metà. Vorrei che tanto tornassero delle vittorie, come il campo ci aveva detto, e che poi il risultato, per tante componenti, perché il calcio poi è fatto di tanti fattori, non sono avvenuti. Ecco, quel pizzico di esperienza che tutti quanti abbiamo già da queste 21-22 presenze, più questi 3-4 giocatori, 5 quelli che saranno, che hanno migliorato questa nostra rosa, che era, secondo me, era già valida. Perché io vi ripeto, ci siamo giocati sempre con tutti, è mancato quello che nel calcio a volte c'è anche poi bisogno di fortuna. Mister, di reposti parlano bene Ratti, che è il giocatore con il maggior numero di presenze di
di sempre nella Ternana, sì, che l'ho avuto all'Inveruno, credo fosse, sì, il tornatore atletico, sì, e Iacolino, che tra l'altro è un altro ex giocatore della Ternana dei tempi di Viciani. La sua primissima impressione su questo giovane esterno offensivo? Ma è un giocatore di gamba, molto veloce, rapido, è un giocatore che parte molto, già ho visto della partita, gli piace partire palla al piede, e quindi è un giocatore che ci darà, che ci darà una mano, ma non è lui il giocatore che... questa è stata l'ennesima scommessa del nostro direttore su quei giovani che sono emergenti in un campionato dilettanti che seguiamo, perché abbiamo sempre bisogno di qualche giovane promessa, però è normale che sono altri giocatori che devono dare delle risposte in campo, sono i senatori, sono i cosiddetti rinforzi e tutti qua, ma tutto dipende dal nostro gruppo, che è quello storico, che è quello forte, che è quello che è partito e che purtroppo, solamente dico purtroppo per la classifica, non abbiamo raccolto quello che meritavamo. No, mister, volti nuovi, ma anche qualche saluto. Però si saluti, ho visto questa mattina, sì, molti a salutare Discione, segno che, sì, la sua esperienza alla Ternana è conclusa. Ma no, non è conclusa, perché Pippo Discione, la società, gli ha rinnovato il contratto, l'ha mandato in prestito, perché secondo le nostre indicazioni e con i nuovi acquisti, un giocatore così importante, richiesto da molte società, noi, siccome è un nostro capitale, è un giocatore che è cresciuto con noi, l'abbiamo preso dalla Serie D, ha debuttato in Serie B, ha fatto un discreto campionato, però io penso che fosse troppo chiuso da certe situazioni, da nuovi, potrei cambiare modulo di gioco, potrei avere due esterni più di difesa che di attacco, potrei giocare diversamente, quindi abbiamo deciso che un giocatore così importante deve andare a giocare per poi ritrovarcelo magari il prossimo anno, perché non è detto che, non è che Ticcione è stato ceduto, è stato solamente dato in prestito, ma la cosa che deve far piacere è che la società gli ha rinnovato un contratto perché crede in questo ragazzo. Matera. Sì, la destinazione è Matera. Mister, però senza Ticcione non ci sono, allora chiaramente la società deve anche muoversi nella logica dei 18 over, no? Quello è un dato, certo, ineludibile, non si, certo, può sforare. E se non piazzi qualcuno sei costretto a tenerlo fuori lista, che è un peccato soprattutto per il giocatore. Però mi chiedo, senza Discione non ci sono rifinitori in organico, abbiamo tanti attaccanti esterni ma non c'è la controfigura di Tremolata. Sì, però Tremolata per noi deve essere, per noi Tremolata è un lusso perché è il giocatore che ha più qualità della mia squadra ed è un giocatore che nel bene e nel male è sempre partecipe. Domenica è stato un giocatore che tutti abbiamo visto l'errore finale, però Tremolata è il giocatore che ha dato la palla a Caretta e l'ha messo in porta, Tremolata è quello che ha tirato all'ultimo minuto e il portiere ha fatto un miracolo. Purtroppo ci ricordiamo il gol sbagliato di Tremolata a tu per tu con il portiere e dopo 30 secondi subisci il gol della sconfitta, e questa è una beffa. Se fosse finita la partita 1-1 era un gol sbagliato come se ne sbagliano tanti, ecco, è questo che ha dato all'occhio, ma non possiamo contestare o mettere in discussione un giocatore importante come Tremolata nel mio contesto di squadra, perché è un giocatore fondamentale come ne sono tanti, ma lui è il rifinitore e Ticcione non era un rifinitore nel mio gioco. Ticcione è stato sempre un giocatore estroso, è stato sempre un giocatore da 15-20 minuti che quando è entrato con il Parma ci ha cambiato la partita, è stato un giocatore che all'inizio quando stava in condizione migliore rispetto agli altri ha fatto le prime 3-4 partite bene, poi ha avuto un po' di difficoltà, ma io sono sicuro che è un giocatore valido, però la Serie B in questo momento ci fa capire che dobbiamo creare una squadra ancora più forte e quindi siamo andati a toccare delle situazioni dove non possiamo pensare che abbiamo 42 partite, allora possiamo avere doppioni da tutte le parti. Abbiamo Tremolata che è un tre quarti, quando c'è Tremolata si cambierà modulo di gioco. Possiamo aggiornare un po' la situazione su Montalto e su Regione. Montalto, buona notizia, mi ha chiamato adesso il medico, verrà con il ritiro, noi avevamo paura che doveva qui a fare delle cure, quindi bene. E invece con Regione stiamo un attimo aspettando un altro giorno. Regione ha preso questa botta in contrasto con Pio Vaccari in allenamento e purtroppo è uscito fuori questo ematoma che non si riesce ad assorbire. Tutto lì, un dolore muscolare che è una cosa che io speravo già da Empoli di avercelo e qui si rischia addirittura neanche di averlo per lunedì sera, ma io sono molto fiducioso. A parte Regione, solo Bleve out. Sì,
solamente Bleve e out, e gli altri sono tutti quanti a disposizione, tranne Marino che è in via di partenza. Domenica mister, la chiusura la fate a Pomezia? Guarda, domenica questo qui, io penso faremo la rifinitura e poi partiremo per il ritiro. Ci alleneremo giù a Pomezia, partiremo e andiamo in ritiro a Terra Umbra. Cioè, mi è stata una settimana un po' particolare, se vogliamo, no? Nel senso che forse per la prima volta c'è stata una situazione magari di malcontento, diciamo, non di contestazione ma di malcontento. Diciamo gruppi anche sui social, gruppi che inneggiano a Povesci, gruppi che contestano la società perché non ha dato sicuramente quelli che erano quelle operazioni di mercato che magari potevano essere utili alla società, alla squadra, che sono ancora 10 giorni, però voglio dire 10 forse un po' meno, però ancora c'è tempo, ci sono margini. Ecco, da questa situazione, lei si sente, in considerazione di tutte queste situazioni, si sente sotto pressione lei? Ma io, guarda, dalla parte della mia società io non sono mai stato in discussione. È normale. Solo una cosa, sì. Visto che questa è una domanda particolare che coinvolge anche la società, se non vi dispiace, la mettiamo un attimo da parte, poi dopo il mister risponde, però volevo coinvolgere anche il presidente, che è a Milano, così dà una risposta anche lui, perché ci sono due ambiti, no? Nella stessa domanda, il mister, la società, quello che è accaduto, eccetera, eccetera. Quindi solo tempo di eventualmente di contattarlo, se può, altrimenti risponde solo. Io posso rispondere. Dopo, insieme al presidente. Quindi dobbiamo aspettare il presidente, vabbè. Ci aspettiamo un attimo, così rispondete insieme. Io, andiamo avanti. Collegandomi in parte al discorso di Divano, ne vorrei fare un'altra. Lo dico prima, probabilmente non è il massimo, non è proprio gradevole come domanda, però certo. È un quesito che sta emergendo, che è chiaro, io la faccio diretta. Il suo rapporto con Mariani? Il mio rapporto con Mariani? Allora, Mariani è una persona che io ho conosciuto da anni, c'è stato il discorso di fondi, si porta sempre questo discorso con Mariani. Mariani alla primavera, quando Bandecchi mi ha detto prendi la responsabilità, io ho fatto scusa. C'hai Mariani che è stato un tuo collaboratore, ha svolto bene le cose, di lì si vuole fare la primavera. Aspetta. E quindi è stato tutto qui. Poi è normale che la gente ci ricama perché? Perché Pogesci è stato mandato via, è stato mandato via da fondi e poi è venuto Mariani, poi Mariani è rientrato via e è ritornato Pogesci. Adesso Mariani sta qui, sembra che la società l'ha messa apposta. La società non l'ha messa apposta. Sono stato io che ho parlato con il presidente e con il padrone e ho detto scusa, dobbiamo fare la primavera, siccome è stato un uomo unicusano e questo qui. Poi è normale che anch'io leggo sui social ogni tanto e poi vado a vedere, è gente di fondi che mette zizzagna, mette cose. Noi non possiamo stare a pensare a Mariani, a Pogesci, qui bisogna pensare alla Ternana, che è la cosa importante. È normale che la società prenda le proprie decisioni. Io su questo aspetto, nel presidente, nel padron, abbiamo avuto discussioni, come tutte le famiglie si fa, quando si perde una partita si parla, però non mi è mai stato detto guarda Pogesci, questa partita è l'ultima. Io non sono mai stato messo in discussione né da Bandecchi né da Ranucci. E poi negli ultimi, guardate le ultime 10 posizioni, mi sembra che solamente io e l'allenatore del Foggia non siamo stati esonerati, perché tutte le squadre hanno cambiato, addirittura ha cambiato l'Empoli che era terzo in classifica e oggi è secondo, ma ha sempre 2 squadre in avanti. Quindi questo è quello. E questo è anche il Brescia, stiamo ritornando. Allora, c'ho il presidente Ranucci in collegamento da Milano perché ci sono tutte le riunioni della Lega che ovviamente conoscete. È uscito un attimo dall'assemblea. Presidente, in viva voce, ci sente? Sì, buongiorno. Allora, abbiamo voluto coinvolgere, ho pensato di coinvolgerla proprio perché c'è stata questa domanda sulla situazione della società, i tifosi, e qualche insomma momento, come dire, di dico contestazione, ma insomma si è discusso di malcontento, ecco, esatto, il termine giusto, malcontento. Ah, volevo insomma coinvolgerla su questo, se voleva dire qualcosa. Allora, intanto mi farebbe piacere sapere chi ha fatto la domanda. Ivano Mari. Per precisare, non sono ancora a Milano, sto arrivando, sono in macchina perché la commissione marketing della quale faccio parte è stata convocata per le 16. Quindi l'hanno spostata, sono in macchina e sto andando.
Ivano Mari ha fatto la domanda, per carità, una persona che gode della mia stima, quindi siamo usciti un attimo dai commenti del rettangolo di gioco. Per quanto riguarda il malcontento, credo che sia lecito, perché la posizione in classifica la vedono tutti e quindi è normale che i tifosi non siano felici, ma prima di tutti non ne siamo felici neanche noi. Per quanto riguarda i malcontenti, sentivo la risposta del mister, per quanto riguarda i malcontenti che si leggono sui social, io sono un grande sostenitore del pensiero di Umberto Eco, quindi credo che questa sia la risposta più giusta a quanto viene scritto. Sui rapporti di altri allenatori che fanno parte della società o di quanto è stato detto, il braccio armato nei confronti di chi? Io credo che proprio chi ha fatto la domanda o tutti i giornalisti presenti possano riconoscere non solo nei pezzi di carta, perché conciliatore lo sono, professionista depositato al Ministero di Grazia e Giustizia, ma credo che faccia parte del mio carattere. Quindi già in altre circostanze io non solo non mi sono schierato contro qualcuno, ma credo di aver dimostrato di aver speso parole importanti anche quando si sono fatti commenti nei confronti di personaggi di palazzo, per carità, commenti anche condivisibili. Quindi io dico che non c'è nessuna azione, come hanno scritto, come ha scritto qualcuno, che si sta organizzando nei confronti di noi. Siamo convinti che la squadra gioca bene, siamo convinti che l'allenatore la sta facendo giocare bene, ci dispiace della posizione in classifica. La contestazione o il malcontento che c'è deve esserci, perché quasi ultimi in classifica non possiamo certo gioire o farci gli applausi. È però vero che le vittorie che dobbiamo fare, ovviamente adesso devono arrivare, e stiamo lavorando per questo. Per quanto riguarda il mercato, oggi è da stamattina alle 8 che abbiamo iniziato una trattativa per portare l'ultimo tassello, che il reparto tecnico, quindi allenatore e direttore sportivo, hanno richiesto, come credo che l'allenatore abbia già riconfermato. Quindi questo è quanto io mi sento di poter dire. Va bene, è tutto, presidente. Spero che sì. Chiedono chi è il giocatore, ma credo che la risposta sia scontata. Vabbè. Il giocatore è un centrocampista che, ripeto, il reparto tecnico, quindi l'allenatore, ha richiesto. È un giocatore che ha sempre solo fatto la Serie D. Non è facile prenderlo, perché su questo giocatore ci stanno altre tre squadre. Sui giornali hanno scritto una, ma ce ne sono tre. Spero anche qui, come è successo per Statella, di poter far valere i miei buoni rapporti con alcune società, e visto che questo giocatore milita in una società col quale io ho buoni rapporti e sono anche nella stessa commissione marketing oggi pomeriggio, quindi speriamo di poterlo portare a casa. Va bene, grazie presidente. E ovviamente sì. Forza Fere, forza l'allenatore, forza la società, che in questo momento deve essere più compatta che mai. Grazie presidente, buon viaggio. Grazie, arrivederci. Quindi diciamo, benvenuto a signori. L'ultimo tassello. Benvenuto, mi sembra, sì. Per quello che ha detto. Però voi sapete benissimo che il mercato poi magari può offrire delle sorprese, e quindi noi siamo vigili, perché è normale. Vi faccio un esempio: Montalto fa la partita, oggi non c'è. Quindi il mercato fino al 31 lo siamo sempre sul pezzo, per vedere se esce fuori qualcosa importante. La società ci ha messo a disposizione, noi quando abbiamo chiesto i quattro giocatori che servivano per rafforzare, ed ecco l'ultimo su quello che noi ci siamo detti 20 giorni fa. Però le cose possono cambiare, perché magari ci può essere qualche malumore di qualche giocatore che si vede giocare poco e vuole andare via, e noi a quel punto si subentra per prendere un ulteriore giocatore. Non è che se va via un giocatore noi rimaniamo con una lista che possiamo ancora mettere degli over.
se dovesse arrivare, signori, perché è una trattativa in itinere, quindi potrebbe arrivare a buona conclusione, a positiva conclusione, oppure no. Se dovesse arrivare, è una mezzala in grado di fare in una mediana a 3, centrodestra e centrosinistra, quindi le offre un ampio ventaglio di opzioni. Andiamo a rafforzare quel reparto che era, che diciamo siamo corti, che domenica ha giocato Bordin, un ragazzino del benissimo, grande partita, però Defendi ha giocato con dolore muscolare e quindi siamo sempre un po', è un reparto, quando voglio giocare con tre centrocampisti siamo pochi, siamo 4-5 centrocampisti, dovremmo essere 6, è andato via Bombaggi, ci sono altre trattative su altri giocatori che potrebbero partire in questi giorni, quindi noi dobbiamo stare allerta, perché non ci dobbiamo far trovare impreparati, perché io penso sempre che questo campionato si decida all'ultima giornata per la Ternana, e quindi l'ultima giornata può essere anche eventuali spareggi, può essere tante cose. Noi siamo convinti che questa squadra prima o poi debba esplodere, debba uscire fuori, speriamo che lo facciamo al più presto, perché oggi abbiamo sempre meno possibilità, proprio perché le partite si accorciano, non c'è più rimedio, non c'è più niente. Ecco perché oggi prendere un gol al 96esimo e perdere due punti non valgono più i due punti del giro d'andata, ma diventano 4 i punti, proprio per il fattore. Si può rispondere a quella domanda di prima? Sì, ma io non ho, vi ripeto, io con la società, non, ragazzi, mi hanno preso in Serie D, era il 2014. E che vi devo dire, gli attestati di Bandecchi, di Ranucci in conferenza stampa qui all'inizio della preparazione ha detto proprio che ci garantisco io le ricordo queste cose, ragazzi, ma è pure normale che magari si possa parlare, no? Faccio un esempio, tante volte al bar un tifoso, mister Pochesci come va? Dobbiamo vincere, magari tante persone interpretano, ma il mondo del calcio non lo sappiamo, noi siamo condannati ai nostri risultati. È normale che se non vengono i risultati si deve fare qualche cosa, ma non è perché è la società che ce l'ha contro Pochesci, l'ha dimostrato, vi ripeto, nelle ultime 10 squadre sono stati cambiati 8 allenatori e 2 società hanno fatto il triplo esonero, cioè hanno esonerato l'allenatore, l'hanno ripreso un altro e hanno richiamato lo stesso giocatore, quindi è lo stesso allenatore, quindi stiamo parlando di... Io potevo dare ragione a tanta gente se ero messo in discussione, però se Pochesci fa il mercato, se Pochesci con Evangelisti facciamo delle strategie per prendere dei giocatori al posto di altri giocatori, io credo perché la società abbia, se no la società dice fermi, andiamo avanti così, hai garantito per questa squadra rosa, io mi ricordo anche, ho detto questa rosa all'inizio era una rosa che si poteva fare benissimo i playoff, però se io vado a vedere anche le prestazioni, dalle prestazioni questa squadra poteva stare da playoff, nei risultati siamo da retrocessione. Ho una curiosità che riguarda il centrocampo, qualora dovesse arrivare signori, lui, Paolucci, Bordin, prima ancora Bombardi, morfologicamente, diciamo, sono alti, l'altezza è quella, sì. L'unico che è leggermente più alto è Barone, come mai, compreso Defendi, insomma la statura è quella, come mai avete deciso di puntare comunque su un giocatore noi abbiamo deciso basso, noi abbiamo deciso di giocare con dei giocatori importanti, io quando prendo un giocatore non guardo mai l'altezza, io la guardo da profano, così l'unica cosa di altezza è il portiere, quanto è alto? L'unica cosa, i giocatori più forti al mondo sono alti 1,60, quindi a centrocampo ne dico uno, Iniesta e Pizarro, non parliamo di formazione a secondo dell'altezza, il calcio è determinazione e questo è quello che io voglio dai miei ragazzi. Barone, va via anche lui? Barone è un giocatore per il momento che sta con noi, ha svariate richieste si valuterà, ma questo è la società ha delle indicazioni, poi ci sono anche le varianti che bisogna vedere quello che accadrà, quello che accade, può darsi che c'è un altro giocatore adesso che magari
c'è una richiesta importante e vuole andare via, e noi dobbiamo stare. Però i pezzi migliori noi diciamo che li abbiamo tolti dal mercato, perché sono giocatori che hanno sposato il nostro progetto, e dobbiamo uscirne fuori tutti quanti, perché l'importante oggi non è chi è l'allenatore delle Ferre tra qui a fine campionato, e l'importante è solo l'obiettivo, e l'obiettivo è che noi dobbiamo uscire al più presto da questa situazione. Mister, c'è una cosa che mi sfugge: se dovesse arrivare Signori avremmo 6 centrocampisti, no? Che per giocare spesso, o comunque quando lei lo ritiene opportuno, a 3 è il numero giusto. Sì. Se poi dovesse partire Varrone, quindi dovrebbe arrivare un altro centrocampista, se no rimarremmo in 5. No, perché il centrocampista si potrebbe adattare a qualche giocatore che gioca in esterna, non è questo il problema. Se noi andremo a valutare su una stella, potrebbe fare una... Sì, andremo a valutare su altri reparti che magari potremmo ancora rafforzarlo, perché è normale, ragazzi, noi siamo una squadra che tanti dicono la Ternana è cambiata, non è cambiata la Ternana, è cambiato l'aspetto di come si va a giocare adesso le partite. Adesso le prime giornate eravamo una sorpresa per tutti, ci hanno studiato, ci guardano, ci osservano, e quindi è normale quello che sembra, ma prima eravamo più tutti in attacco e tutti parlavano perché non ci copriamo, mo ci copriamo perché non andiamo in attacco. Il calcio ha bisogno di equilibrio, la Ternana gli equilibri ce l'ha. Perché non è una squadra, vi ripeto, io sarei stato preoccupato se uscivo da Empoli 4-0 per l'Empoli. Allora mi sarei guardato allo specchio e mi ha detto c'è qualche problema, e siccome ho garantito io per questa squadra, il problema sono io. Io finché vedo la mia squadra che lotta, gioca e mette in difficoltà gli avversari, ma quello che a me mi fa rabbia è vedere a fine partita l'esultanza delle squadre. È una squadra seconda in classifica, io ci sono stato secondo in classifica, quando battevo una squadra terz'ultima in classifica non esultavo. Guardate l'esultanza dell'Empoli sia al gol e al fischio finale. Questo mi fa capire che noi, se stiamo tutti compatti e se siamo tutti uniti e se ritroviamo anche le piccole stupidaggini del tifoso che contesta, ma che giustamente ci viene a dare uno sprono, perché non è che ci contesta perché vuole il male della Ternana, ci contesta perché vuole più concentrazione e più attenzione. Però io sono fiducioso, sono molto fiducioso, sono molto convinto di questa squadra e di questi giocatori, perché non può sempre andare in un verso. Quando c'è una situazione abbiamo sempre pagato noi in queste partite. Ritiene completo il reparto difensivo? Guarda, il reparto difensivo con le regioni noi abbiamo fatto, io vi faccio un esempio, la partita di domenica, di sabato che abbiamo fatto a tempo, noi abbiamo incontrato l'attacco più forte del campionato, perché parlano i numeri, ha fatto più gol di tutti quanti questa squadra, Donnarumma ha tirato una volta in porta, e ha tirato una volta su una parata del nostro portiere, e Caputo è stato neutralizzato dai tre centrali, perché abbiamo giocato tre centrali, anche questa storia, la difesa deve giocare a quattro, quando noi giochiamo con tre centrali, perché ci sono due punte centrali e un tre quarti, e diventa difficile marcarli, perché con i due esterni che sono larghi e non stringono, perché sono giocatori di spinta, noi avremo difficoltà, a meno che metto non più due centrali e due che spingono, allora metto quattro difensori, allora lì vi do ragione. Mettiamo quattro difensori che marcano 60 metri di campo. Però quando io ho tre centrali di attacco, due punte e un tre quarti, io sono obbligato a rafforzare il reparto centrale, che hanno fatto benissimo Gasparetto e Valiant e Vitiello. Non hanno fatto tirare. È vero che hanno avuto palleggio a centrocampo e abbiamo preso il gol, ma noi abbiamo preso un gol su una linea di centrocampo piatta. Cioè un passaggio filtrante ha tagliato fuori tre centrocampisti e si è trovata tu per tu. Esce Vitiello, tira in porta, i due terzini stringono e Caputo e Donnarumma si erano allargati per cercare di avere la palla in profondità per prenderla. Ha tirato in porta, Plizzari ha fatto quello che poteva e è uscito con il gol. Però ecco, anche le strategie che noi andiamo a fare, due centrali, tre centrali, sono sempre anche come le squadre avversarie. Se giocano con una punta, è normale che chi gioca una punta non mi metto con tre difensori centrali, ma gioco diversamente. Non parliamo di errori macroscopici, però l'impressione è che sul primo gol, forse, mi corregga se sbaglio, Gasparetto avrebbe potuto avere una lettura diversa,
e sul secondo Pordenzi ha partito in aggressione su Castagnetti con una frazione di secondo di tanto. Stiamo parlando di un gol da 35 metri, stiamo parlando di un'azione con una velocità dell'inserimento del centrocampista. Ma noi se noi vogliamo vedere proprio l'errore, l'errore è che parte il difensore centrale che ho palla al piede e nessuno lo contrasta. Nessuno presta, certo. Lì doveva esserci una pressione o la prima punta che marcava l'altro, ma doveva scalare Tremolada che era rimasto su Castagnetti perché lui aveva gli ordini di marcare. Ma dal momento che Castagnetti stava qui e passa, lui doveva andare in contrasto. E poi la linea di centrocampo che ha lavorato male. Su tutti questi errori la linea di difesa doveva recuperare questo errore e non è stata brava. Che doveva fare Gasparri? Gasparri doveva fare solo una cosa, quello che ci dicono e che ci dicevano allora gli allenatori: quando si tira in porta dobbiamo scappare ad aiutare il portiere che gli può scappare qua. Doveva fare quella corsa, ma Gasparri, se voi lo vedete bene, quando va a puntare Vitiello il giocatore, lui stringe, va a chiudere, perché è normale che fa quelle che, perché lui in quel momento non è più pericoloso l'uomo largo, laterale, ma è l'uomo centrale. Infatti l'uomo centrale ha tirato. Se Pritzer avesse parato, noi avremmo detto bene, Gasparetto gli ha messo pressione, ha dovuto tirare. Se non ci andava Gasparetto, va in porta e fa gol senza portiere. Quindi gli errori sono di... Io parlo sempre di errori completi. Quando si prende un gol si sbaglia tutto, compreso l'allenatore. Un'altra curiosità, mi pare di aver capito che alla vigilia la conferenza stampa prepartita non ci sarà. Io penso che parlare di una partita come la partita di lunedì, che è la partita nostra importante della vita, la partita che noi dobbiamo assolutamente vincere, perché adesso qui secco e me passa, perché anche mentalmente noi dobbiamo dare un segnale forte, sia come squadra, sia come staff tecnico, sia soprattutto ai nostri tifosi, ma soprattutto anche alla nostra società, dove noi ci siamo noi i garanti di giocatori che abbiamo preso. La società ci ha messo a disposizione un mercato, noi abbiamo voluto determinati giocatori e questi giocatori stanno in campo per dimostrare il valore di questo campionato di Serie B. Quindi ecco perché voglio assolutamente che questa squadra sia concentrata su questa partita, che per me ritengo l'inizio di tre scontri diretti importanti, dove la Ternana deve riuscire sempre a fare punti. Queste sono le partite nostre. La partita di Empoli, se prendi la goleata c'è qualcosa che non va, fermo. Se prendi 4 gol, 5 gol da una squadra come è, ci potrebbe anche stare, perché una squadra che è seconda, una squadra che è terza, ultima in classifica, però poi i valori in campo li abbiamo visti. I valori in campo sono che noi all'80esimo abbiamo sbagliato un gol, loro all'80esimo e 30 secondi ce l'hanno fatto da un gol con difesa schierata, con due centrocampisti che escono in ritardo, è vero, perché hanno fatto fare 3 passi e calciare, lì si doveva accorciare, ma siamo anche ai 40 metri, quindi non lo ritengo un errore, lo ritengo anche un colpo di genio, che a volte uno che tira 35 metri, uno va a pensare... Ma infatti stiamo a cavillare sulle inezie, non è che parliamo di errori macroscopici, no. È chiaro. Se noi parliamo di quello, gli errori sono stati ben altri, quelli che abbiamo visto, che abbiamo affrontato. Io parlo di una difesa che è stata più accorta, parlo di una squadra che ha giocato come tu hai giocato con le ripartenze, perché noi l'abbiamo studiata così per ripartire sui loro terzini che spingevano. E l'Empoli è la squadra che fa più cross dalle fasce, con noi ha fatto 2 cross da 3 quarti, quindi gli abbiamo bloccato. Sia Garretta che Statella hanno fatto un lavoro oscuro bellissimo, eccezionale. Purtroppo se avessimo forse fatto quel gol noi e la partita fosse finita 2-1 per la Ternana, tutti esaltavamo questo modo di giocare della Ternana. Abbiamo perso, e quindi quando si perde si deve stare zitti e si deve lavorare. L'ultima cosa, per Albatoro vale il discorso di Verone oppure Albatoro rimane? No, Albatoro è un giocatore della Ternana, Albatoro è un giocatore che sta con noi, purtroppo anche lui ha dei problemi, sta facendo delle cure, e... però è normale che il mercato è aperto, viene una mega offerta, viene... siamo al 31, da qui al 31 per me può accadere ancora tanto, perché magari c'è un giocatore che è scontento, c'è un altro giocatore che non lo so, che il mercato ci offre e che magari la società dice no, lo vogliamo prendere malgrado siamo anche di più, si troviamo una soluzione. La società non si arrende, la società non è venuta qui per retrocedere, la società è venuta qui per far bene. Poi ci siamo accorti delle difficoltà e dobbiamo riparare a queste difficoltà. Ma se oggi mancano 60 punti e noi ci dobbiamo stare a preoccupare quando già dall'inizio tutti ci davano per avere 4-5 punti, ne abbiamo 21, partiamo da questi 21 punti, partiamo da queste partite,
con la Salernitana, i tifosi, faccio un appello, è giusto che scrivate tutto quanto e che ci contestate, fa tutto quanto, però siete venuti in 400 ad Empoli ed è una cosa magnifica vedere 400 tifosi per una squadra come la Ternana, che ripeto, che qualcuno magari che sta nelle ultime posizioni, nessuna tifoseria seguirebbe una squadra penultima in classifica, eppure credono, ecco, noi vogliamo sentire sempre. Poi le contestazioni, siamo disposti a tutto, al confronto, ma anche agli insulti, perché è giusto che il tifoso si sfoga, perché il tifoso è il primo proprietario, è il primo proprietario della propria squadra, della loro città. Grazie. Ok, grazie a voi. Grazie.